Sono rientrate tutte le famiglie evacuate dalle sei palazzine coinvolte nel vasto incendio che ha bruciato la riserva naturale di Monte Mario mercoledì pomeriggio a Roma, vicino alla sezione penale del Tribunale a Piazzale Clodio. Le operazioni di mitigamento dei vigili del fuoco sono continuate anche durante la notte e all'alba di giovedì. Si pensa che l'incendio sia stato appiccato in un accampamento abusivo, anche se secondo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non si può escludere il dolo. Le alte temperature di agosto sono alla base di incendi boschivi anche in altre parti d'Europa. Centinaia di vigili del fuoco albanesi, personale militare e volontari sono riusciti a mettere sotto controllo un grosso incendio nella città costiera di Shëngjin. Un elicottero Cougar dell'esercito albanese, due aerei Canadair italiani e parte del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea hanno contribuito a salvare la città balneare dalle fiamme. Nella Macedonia del Nord un grave incendio è divampato a est di Sveti Nikola. Un uomo anziano è morto nel remoto villaggio di Kokoschinie per inalazione di fumo dopo che il luogo è stato colpito dalle fiamme. Il primo ministro Mikoski ha assicurato alla popolazione che i vigili del fuoco e i membri dell'esercito sono in grado di gestire gli incendi, nonostante questi abbiano raggiunto un picco storico. Un viaggio nella storia italiana, europea e mondiale attraverso la riflessione sul libro Secretum, scritto dal giornalista e scrittore Massimo Franco, editorialista e commentatore del Corriere della Sera. Il dialogo ha avuto come protagonisti l'autore del libro Massimo Franco, il vescovo di Acireale e presidente della Diocesi Antonino Raspanti, il giornalista Salvo Falliga nel ruolo di moderatore e conduttore. Il dibattito è stato organizzato dalla Diocesi di Acireale in collaborazione con il Comune Acesi e la Fondazione Maria Barbagallo. I saluti istituzionali sono stati affidati all'assessore alla cultura della città di Acireale, Vincenzo Di Mauro, che ha messo in evidenza l'alto profilo culturale dell'evento e il rilievo dei protagonisti. La conversazione introdotta e condotta da Salvo Falica si inserisce in una serie di incontri ideati dal vescovo Raspanti, che nel corso degli anni hanno proiettato in una dimensione culturale nazionale la città di Acireale, una Atene etnea. La genesi del libro è legata al dialogo tra Massimo Franco e Monsignor Sergio Pagano, uno degli uomini meno conosciuti ma più potenti e rispettati del Vaticano. È stato prefetto dell'ex archivio segreto Vaticano dal 1997. Il vescovo Pagano conosce a fondo verità e misteri di quello che è stato definito la centrale delle intelligenze d'Europa, con milioni di documenti accumulati e custoditi nei suoi locali fin dal 1611, anno della fondazione. Perché purtroppo ormai questi telefoni stanno bloccando la visione verso l'oltre. È come se fosse un muro, chiedo scusa per chiedere questo telefono, come se fosse un muro tra noi e la società. E lasciatemelo dire perché è così, lo vedete tutti, anche tra i ragazzi, questo grande, come dire, scambio di opinioni, non c'è più. I ragazzi parlano, ma se c'è un gruppo di 6-7, almeno 4 stanno chattando al telefonino. Se siamo in una pizzeria, una famiglia o degli amici, ci sarà sempre qualcuno che è distratto continuamente da queste parole, che ormai bisogna digerirli, non si può parlarne contro. E per digerirli bisogna cercare di comprendere che abbiamo bisogno dell'opinione. E io dico sempre ai ragazzi, e lo chiederò pure alla vostra Presidente, io sto girando i licei per parlare di buona e sana Costituzione, di diritto alla legalità. E già sono stato in quattro licei a parlarne, perché la nostra Costituzione è uno strumento fondamentale che ci rende liberi di fare ciò che potete fare, esprimendo la vostra opinione e soprattutto facendo politica. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paragonia, coadiuvati dai loro colleghi dello squadrone di portato cacciatore di Sicilia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato 58enne di Ravacca, responsabile di detenzione illegale di arma clandestina. Le acquisizioni informative lo indicavano come possessore di uno strano ma micidiale fucile che il 58enne avrebbe nascosto nella sua abitazione. Lo stesso 58enne messo alle strette durante l'operazione di ricerca ha confessato ai carabinieri di essere in possesso dell'arma, composta da vari componenti celati in più nascondigli.
In particolare, i carabinieri nell'area davanti ai garage dell'abitazione hanno trovato la canna costituita da un tubo idraulico con un manico, mentre all'interno della sua autovettura, sotto i sedili del guidatore, è stato recuperato il blocco culatta otturatore con il meccanismo di percussione. L'arma, una volta ricomposta, sarebbe stata in grado di sparare cartucce calibro 12 e, nonostante la fattura artigianale, avrebbe avuto effetti micidiali in caso di utilizzo. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è rimasto associato al carcere di Caltagirone. Un 43enne catenoto, che era sottoposto agli arresti domiciliari, ha deciso di violare le prescrizioni, venendo tuttavia arrestato in flagranza dei carabinieri e alla locale stazione per evasione, tentata di estorsione e violazione di domicilio. La vicenda in esame inizia intorno alle 17, quando alcuni passanti sono intervenuti in via Spoto in difesa di un'anziana signora 87enne, alle prese proprio con il 43enne che in maniera minacciosa stava pretendendo con insistenza la consegna di una somma di denaro. Il malvivente, a quel punto, avendo compreso che i presenti avevano richiesto l'intervento dei carabinieri, ha cercato subito di allontanarsi, tentativo che però non è andato a buon fine. I carabinieri si sono pertanto immediatamente attivati per le ricerche all'evaso, fino a quando sono riusciti a localizzarlo e bloccarlo in via Michelangelo Buonarroti. Il 43enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto l'immediata ricollocazione agli arresti domiciliari. Questi splendori, tutti questi tesori, ahimè, dobbiamo partire. Un grande successo il 30 luglio al Teatro Antico di Taormina per la rappresentazione evento dell'opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, andata in scena per la prima volta sul palcoscenico di Taormina con un cast di assoluto prestigio internazionale. Manon Lescaut, drammatica storia d'amore messa in musica da un Puccini ispiratissimo, considerato il suo primo grande capolavoro operistico, ha segnato innanzitutto l'atteso ritorno a Taormina di Enrico Castiglione, acclamato regista, scenografo, già protagonista per oltre un decennio della programmazione di musica e danza proprio al Teatro Antico di Taormina, come storico direttore artistico di Taormina Arte, con numerose opere e concerti sempre trasmessi in televisione e in diretta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Un duplice ritorno, quello di Enrico Castiglione, che è ritornato a Taormina anche come direttore artistico a Taormina Opera Festival e che per celebrare Giacomo Puccini ha fortemente voluto e scelto Manon Lescaut. Il pubblico ha acclamato gli interpreti nelle aree più celebri, ma ha tributato applausi a scena aperta all'apertura degli atti per l'emozione della spettacolare scenografia ideata da Enrico Castiglione, regista popolare nel mondo della lirica internazionale, il quale ha ambientato l'allestimento all'epoca originaria del 1720, ma su un impianto scenico moderno e simbolico dove la protagonista Manon è apparsa prigioniera tra immense grate di un suggestivo carcere, per poi nell'ultimo atto essere liberata da ogni prigionia per incontrare la libertà della morte. Tornare al Teatro Antico di Taormina è una grande emozione dopo tanti anni, dopo 7 anni, per questa Manon Lescaut che abbiamo messo in scena per la prima volta nella storia in questo magnifico teatro del Mediterraneo in omaggio a Giacomo Puccini per il suo centenario. Qui a Taormina tante emozioni, tanti ricordi, ma ogni volta è come se fosse la prima volta. Di che farai di me? Lo giuro. Le previsioni meteo in Sicilia. Venerdì 2 agosto. La giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 40 gradi. Valori notturni tropicali lungo le coste e zone adiacenti. Mare calmo.